E alle nuove generazioni che si rivolge il progetto Voi con noi insieme si cresce, presentato questa mattina in Piazza Salotto a Pescara e attivato dal Centro Servizi per il Volontariato di Pescara in partenariato con la rete composta da Modavi di Pianella, Protezione Civile, Croce Rossa e Istituto Comprensivo di Cepagatti. L'iniziativa coinvolgerà gli studenti delle scuole primarie e secondarie di Cepagatti e Pianella, con incontri diurni e pomeridiani che serviranno a diffondere nelle giovani generazioni dai 6 ai 13 anni la cultura della sicurezza preventiva in situazioni di rischio come terremoto, alluvione e incendio. Casto di Bonaventura, presidente del CSV di Pescara. Una funzione è quella di completare un po' il lavoro di Io Tu Volontari che si rivolge alle scuole superiori ed è un'esperienza che facciamo con tutte le scuole di Pescara e provincia che ormai dura da 20 anni. Andando a finire invece nelle scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado con scuole medie che invece non sono toccate per adesso dall'altro progetto. Quindi portare in questi ambiti la cultura non solo della prevenzione che è importantissima, soprattutto in una regione come la nostra, abbiamo visto anche l'evento a Balzorano che in qualche maniera ci ha messo in agitazione. Una regione come la nostra, rischi da terremoto, alluvioni, incendi. Purtroppo in tutta Italia, devo dire, questo sta accadendo, sono molto importanti ad essere che siano conosciuti, che i ragazzi possano fare un'esperienza pratica di come stare davanti a questi eventi e anche a come in qualche maniera comportarsi in maniera corretta per salvare la propria vita. Mirko Planamente, vicepresidente del Modavi di Pianella. Il sistema più efficace per difendersi è avere la conoscenza del rischio e quindi riuscire ad affrontare meglio le situazioni di emergenza. Per questo nasce questo progetto e nasce partendo dalle scuole, perché crediamo che dalle piccole generazioni bisogna iniziare a muoversi verso la conoscenza sia della protezione civile, il ruolo del volontariato e la conoscenza del rischio, perché conoscendo il rischio si ha la consapevolezza e il sapere di come affrontarlo. Andrea Morelli della Protezione Civile di Cepagatti. Il progetto è strutturato con una forma teorica, con degli appuntamenti teorici e anche degli appuntamenti pratici. Il progetto poi si concluderà con una visita guidata all'interno del Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara. Il nostro obiettivo è quello di andare a portare a conoscenza di quelle norme da applicare in caso di scenari di rischio, che possono essere incendio, terremoto o alluvioni.